Siamo sotto la sede di Confindustria perché non si muore più solo di lavoro in Italia, anche di alternanza a scuola lavoro. I ragazzi anziché a scuola li mandano a lavorare e lì ci muoiono. A Giuliano, Lorenzo e Giuseppe. Nucleare necessario, le suore dove le metti? Ecco, i nuclearisti che si infiltrano. Io scelgo veg per il pianeta e per gli animali. Gli allevamenti intensivi inquinano il pianeta. Ricordiamo.
sì, sì. Lo so. Lotta climatica internazionale. Perché? Perché l'ambiente, come la crisi climatica, non conosce confini e nemmeno la soluzione. Dai. Vogliamo il cambiamento climatico. Quando lo vogliamo? Adesso. Dobbiamo fermare il cambiamento climatico. A prescindere dal clima. Bravissimo. Per la nostra sopravvivenza. E quindi lo diciamo forte e chiaro. Fuori l'Italia! Dall'Alleato! Fuori la NATO! Dall'Italia! Fuori l'Italia! Dalla NATO! Fuori la NATO! Dall'Italia! Ma anche noi studenti stiamo venendo chiaro! Comitato Popolare per la difesa del bosco di Via Falck, perché a Milano, anche se di facciata c'è un assessore alla distruzione del verde, perché è quello che ha fatto con quella delibera criminale, anche se a Milano sembrerebbe che ci siano i verdi in giunta, cosa sta succedendo in Via Falck? Siamo in diretta signori, cosa sta succedendo in Via Falck? In Via Falck stanno minacciando con l'appoggio del comune di tagliare tra 360 e 220 alberi di un bosco che apparteneva alla curia per la casa del giovane, che è chiuso da anni, e adesso hanno deciso di farci un bel progetto di edifici, di edilizia, come quello della cascina Merlata. E quindi hanno proposto di tagliare 360 alberi. Dopo due mesi di lotta siamo riusciti a farli ridurre con gran generosità, dicono che possono tagliarne solo 260. Quindi la presenza di tre consiglieri comunali verdi e di un assessore, appunto, la distruzione del verde, perché da quello che mi sta raccontando... Sì, direi che posso dire che a onore della verità Munguzzi ci sta aiutando un pochino a chiarire le cifre e a discutere col comune. Però mi sembra che dentro l'anima del comune ci sia una determinazione di andare avanti col progetto. Ma aspetti, le faccio una domanda. 33.000 metri. Un'altra cosa che abbiamo visto e denunciamo, anche adesso ci parlano dello stadio di San Siro come grande speculazione. Sì. Però causa pandemia era un po' di anni che non visitavo bene San Siro, in occasione di questa campagna elettorale sono tornato a solcare le strade dei quartieri e ho visto tante di quelle palazzine peggio dai funghi. Quindi lei mi conferma, questi verdi così sono più nocivi di quello che potrebbero essere? Più nocivi, sarebbe opportuno che il comune mettesse e facesse rispettare dei limiti e che il verde si rispetta. Bene, la ringrazio. Per chi ci segue da fuori Milano, dove si trova il bosco di Via Falck? In fondo alla Via Falck, alla fermata metropolitana di San Leonardo. La metropolitana San Leonardo, quindi zona ovest di Milano. Zona ovest tra la Via Borsa e la Via Cilea. Ottimo. Sapete, c'è anche il bosco della Goccia. Che... Sì, la stessa storia. La stessa storia anche lì. La stessa storia dopo tanti anni era come il bosco della Goccia. Bene, grazie mille, proseguiamo. Grande qua! Vediamo questo orologio, cosa significa questo orologio? Mi dici due parole su questo orologio, ti va? Sì. Sulla giustizia climatica e ora? Penso che sia abbastanza esplicativo. Grazie mille. Ciao. Ciao. Eccoci in chiusura del corteo.
Guardate che belle salvie. Importante anche la presenza del mondo del lavoro, della CGIL, ragazzi, che clima, perché bisogna unire. Lo diceva solo Papa Francesco, invece adesso anche i confederali lo dicono: non ci può essere giustizia ambientale senza giustizia sociale. Un cartello che riassume tutto questo corteo. I bambini vogliono un futuro. Assolutamente, perfetto. Semplice, immediato e diretto. Bellissimo. Metal workers for future. Grazie, stavamo dicendo prima che lo diceva solo Papa Francesco, che non ci può essere giustizia ambientale senza giustizia sociale. La presenza dei sindacati confederali, della FIOM nel particolare, è una garanzia. Grazie. Più libertà, meno liberismo padronale, perché anche il fatto che da 30 anni non crescono i salari, mentre cresce l'inflazione e cresce tutto, contribuisce, perché se non hai la pagnotta come fai poi a lottare per i diritti e per la giustizia sociale e ambientale? Sindacato della scuola, cambiamo. Volete dire qualcosa? Siamo in diretta? Ciao. Sì. Ricordo, ciao. Bene. Dai, torniamo in testa dai ragazzi. Che... niente, vi comunico, visto che siete in coda al corteo, prima si sono seduti e sdraiati tutti per terra per ricordare che ormai in Italia non si muore solamente di lavoro e quest'anno i numeri sono incresciosi, parliamo già di più di 1000 operai morti sul lavoro, ma anche i ragazzi con l'alternanza scuola-lavoro sono già morti 3 ragazzi. È una notizia di oggi, un nostro compagno dai Verdi ha scoperto che nell'ospedale a Legnano è ricoverato un lavoratore senza nome, perché ormai i lavoratori sono addirittura senza nome, che da 7 giorni ha subito un infortunio gravissimo dove ci sono i cantieri dove hanno fatto l'Expo. O i 2 operai che sono morti l'altro giorno per costruire le ville dei ricchi, che per scaldarsi in quel container avevano bruciato qualcosa. Niente, torniamo in testa. Industria dell'automotive, che peraltro opprime i lavoratori, come ci raccontano gli operai di FGKN. Ci sarebbe da fare quella finale. Che l'acqua la vogliamo pubblica!